ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. In questo reading vlog, visto che la TBR del mese di ottobre è brevissima e in teoria fattibilissima in pochi giorni, vorrei tentare di farlo. Così della serie, ci serve qualcosa di breve da fare, facciamolo. Allora, come sapete, il cartaceo che devo leggere per la TBR di ottobre è Non aprite quella morte di Jo Eyre e Casey Lansdale. Sono 7 racconti. Idealmente non dovrei avere problemi a farcela leggendo anche solo un racconto al giorno, per dire in 7 giorni dovrei togliermelo. Ora, quando io riuscirò a leggerli, questo è un altro discorso, perché essendo cose un po', penso, sovrannaturali, gotiche, un po' di questo tipo, quindi molto fuori dalla mia comfort zone, non penso che l'ideale sia leggerlo di sera. Però il problema è che finché mi arrivi a casa dall'asilo non posso leggere neanche di mattina, quindi non lo so, adesso vedremo cosa fare. Se riusciamo a sbarcare Minerva, a farla uscire di casa finalmente, se siamo riusciti ad uscire dalla febbre, quello che è, vediamo. Comunque questo. Mentre per quanto riguarda l'audiolibro, a dire il vero non ho ancora pensato, perché volevo sentire Percy Jackson, visto che è uscito Il furore della dea, mi pare sia così. E, però non è ancora uscito l'audiolibro, attualmente, ad oggi che è il 2 ottobre. Quindi vediamo se esce in questi giorni, ovviamente mi ascolterò quello. Se non esce in questi giorni, direi che nella mia libreria Audible c'è un mare di roba che posso ascoltare, quindi pescherò a caso da lì. Però io volevo tantissimo ascoltare Percy Jackson, onestamente, quindi vedremo che cosa fare. E, non lo so, ci aggiorneremo quando avrò letto comunque almeno il primo racconto. Allora, come probabilmente noterete, in realtà, parentesi, sto registrando due vlog contemporaneamente, quindi... cioè, vabbè. E lo noterete dagli abiti, immagino. Comunque, niente, volevo dare un piccolo aggiornamento su Non aprite quella morta. Ho letto per adesso i primi due racconti, perché comunque ieri era il 2, quindi l'ho iniziato, oggi è il 3 e quindi ho letto il secondo racconto. E stavo quasi pensando, visto che ci sono due racconti di lui, di Joe, amico mio, quattro racconti di Joe e tre racconti della figlia, stavo pensando magari tipo oggi ho letto il secondo, ok, se riesco magari oggi o domani comunque mi leggo gli altri due di Joe amico mio, e poi magari, non lo so, cerco di leggere gli altri tre in un giorno solo, per togliermelo prima possibile, perché... Allora, ho notato che sono racconti sì scorrevoli, però alla fine vedo che allunga un po' il brodino, non lo so, cioè un racconto di 30 pagine che comunque può essere sintetizzato alla grande, sono molto di ambientazione, no, sono molto di, come si dice, di atmosfera, non tanto di cose che fanno paura, nel senso sì, ok, nel primo c'è un'entità, nel secondo ce n'è un'altra, lui ti fa un po' d'ansietta, un po' di cosa, per esempio, dice, c'è un'ombra lì che ti guarda, ti tocca, allora... tira via le mani, però cioè non è che dice, almeno per il momento, non è che ti dice, oh, è un mostro brutto, tutto così che fa paura, nel senso te lo lascia intuire, ma non te lo descrive proprio in maniera spaventosa. Nonostante ciò, io comunque li leggerò di giorno, perché sto cavolo che li leggo di sera, perché di giorno dico, sì, ok, sono storiline così, però come vi ho detto fanno tanto atmosfera, quindi leggerli la notte con uno e l'altra che russano e fanno rumoroni, no. No. Anche perché Minerva poi ogni tanto c'ha il vizio di parlare nel sonno, come anche lui in realtà, e lui intendo Joe, quello che vive qui, non Joe questo, e... e ci manca solo che magari mentre leggo tipo cose del tipo ci sono voci e sento questi che parlano. No, assolutamente no. Però devo dire che ci starebbe bene di leggere queste robe qui, magari intorno al fuocherello, sulla spiaggia o vicino dei boschi, cioè farebbe proprio tanto... atmosfera. Però vabbè, per il momento non sono particolarmente gasata. Per quanto riguarda l'audiolibro, per il momento ancora non ho deciso nulla, perché ancora non è uscito Percy, ma vedremo, vedremo. Però vediamo se riesco oggi, magari ne leggo ancora un altro, ma non ci giuro, non ci giuro. Allora, ho finito il terzo racconto e questo effettivamente era un pochino più intenso. Un pochino più intenso, ma non mi ricordo se l'ho detto prima nell'altra clip perché ero presa. Praticamente sono racconti slegati, ma sono anche legati, nel senso che siamo in un club dove ci si raccontano storie del soprannormale, sostanzialmente, e il protagonista dice, sì, ogni tanto arriva gente che racconta, ma sono palesemente cose finte, mentre quando arriva questa Dana, che è un'investigatrice effettivamente del soprannormale, racconta i suoi casi ed è praticamente l'unica a cui credo, e ogni racconto è effettivamente un incontro che loro fanno al club con questa Dana che...
espone fondamentalmente un caso di cui si è occupata, perché lei è investigatrice del soprannormale e quindi si occupa proprio per lavoro di queste cose. E quindi niente, quindi appunto ogni racconto è un caso diverso fondamentalmente. È sempre un po' il brodo allungato, è sempre una questione di atmosfera più che altro, però devo dire il terzo è stato un pochino più intenso, non so se perché comunque adesso siamo più verso sera e non proprio mattino inoltrato, però ha fatto proprio effetto. E così adesso mi rimane una storia di Joe, che leggerò domani perché ha 50 pagine, quindi col cavolo che lo inizio adesso, proprio no, assolutamente, stasera non devo leggere altro. Mi sono fatto un programmino per gestire bene le letture e riuscire a fare questo e l'altro video che sto facendo insieme, e intanto leggere anche qualcosa di mio gradimento libero, per così dire. E quindi stavo pensando magari a questo punto, domani mattina finisco le storie di Joe, vedo se esce qualche audiolibro interessante. E poi magari leggo quelle della figlia, oppure vado direttamente con quelle della figlia, non lo so, perché ho visto che non hanno proprio 70-80 pagine. Mi è venuto male, onestamente. Però vorrei togliermi questo libro il prima possibile, sinceramente, perché per quanto sia appunto scorrevole, però non è esattamente il mio genere. Quindi sì, quindi voglio toglierlo il prima possibile. Però va bene, in qualche maniera ne usciremo. Allora, ho appena concluso effettivamente i quattro racconti di Joe Lansdale. E devo dire che allora nel complesso, ma sì, scorrevoli, ok, però non sono il mio genere, onestamente. Sto proseguendo un po' a fatica. Vabbè, si sa che già in generale io e i racconti non è che siamo esattamente grandi amici. Per di più se poi non sono del mio genere. Però non è brutto il libro, il problema è che non ci troviamo io e lui. Quindi adesso cosa faccio? A parte schifo. E non lo so, adesso ci sono i racconti della figlia. Potrebbero essere meglio, potrebbero essere peggio, tutto è possibile. La cosa certa è che sono molto lunghi. Molto lunghi. E io francamente non lo so. Per adesso lo pauso, mi sento l'audiolibro. Devo ancora decidere quale. E quindi questo vlog che io volevo in realtà concludere in pochi giorni, mi sa che me lo porto avanti più del previsto, ma va bene. E questo ritarderà ovviamente anche tutto il resto, ma va bene. Ce ne faremo una ragione. Tutto è ritardo, unito al fatto di Minerva che appunto un po' va all'asilo, un po' no. Vabbè. Se io faccio questi commenti sulla vita di Minerva all'asilo, che come ho detto sto facendo un vlog in parallelo e non so mai quando faccio i commenti in uno o nell'altro, cioè non me lo ricordo. Quindi probabilmente vedrete questi commenti, cioè sentirete questi commenti e direte ok, non ha senso quello che stai dicendo, ma in realtà sì, voi fate finta di sì. E questo è il problema di registrare i video in parallelo. Niente, quindi adesso andrò a decidere. No, anzi faccio così. Oggi è sabato 5 ottobre. Io stasera mi finisco l'audiolibro per l'altro vlog. Così, me la butto là. Finisco l'audiolibro per l'altro vlog, poi decido cosa leggere di audiolibro, cosa sentire di audiolibro per questo vlog. E magari piano piano vado avanti con questi, me li leggo con calma. Tanto devo arrivare alla fine. Quindi, vediamo cosa riesco a combinare. O se riesco a buttare dentro qualcos'altro. Perché ho delle idee anche per altri video da fare. Però siamo sempre lì, ci vuole il tempo, ci vuole il tempo, ci vuole il tempo. Allora, ci ho pensato, ma in realtà c'è stato anche poco da pensarci e ho deciso di non terminare, non aprirti quella morta, perché comunque gli altri tre racconti sono lunghi e non ho voglia, cioè non mi interessano. No, basta, nel senso, sì, ok, la scrittura è scorrevole, però non è il mio genere, non è il tipo di storie che mi piacciono, quindi niente, basta, fine. Ci ho provato, ma va bene, si vede che non era cosa. Proprio mi sentivo il peso guardando il libro, dicevo no, non ho voglia, chissà quando lo leggerò, no, quindi non è cosa da farsi. Ma visto che questo vlog è destinato a quanto pare al fallimento, tentiamo di nuovo per la terza volta La casa sul mare celeste di T.J. Clune. Io avevo provato a leggerlo, non mi ricordo se in cartaceo o in ebook, comunque insomma, così. E poi avevo provato l'audiolibro in lingua. Adesso c'è l'audiolibro in italiano, vediamo se è la volta buona di arrivare alla fine. E anche perché voglio dire, se questo libro piace a tutti, c'è qualcosa che non va. Probabilmente è il tipo di scrittura che non fa per me, magari l'audiolibro mi aiuta ad arrivare alla fine. Spero, perché se non funziona neanche così, vuol dire che proprio non ce la possiamo fare.
però mi scavola di non capire perché piace a tutti e a me no. Cioè, quindi, insomma, voglio svelare questo mistero. Quindi, appunto, l'audiolibro che ho scelto, visto che non posso avere Percy Jackson, è questo qui, La casa sul mare celeste. Quindi proverò a sentirlo, insomma, in queste sere, questi giorni, quello che è. E vediamo di concludere almeno qualcosa in questa vita. Allora, state ballonzolando perché vi ho messi qui sul braccio. Vabbè. Allora, sono gasata per varie ragioni, ma prima, aggiornamento sulla casa sul Mar Celeste. Devo dire che l'audiolibro sta aiutando tantissimo perché sono praticamente poco oltre la metà. Sono a pagina 198, quindi praticamente pagina 200 di 390, quindi insomma, siamo lì. E allora, non mi sta esaltando da dire oddio 5 stelle assolutamente, almeno per ora, però devo dire che comunque mi sta già piacendo più delle prime volte, considerato che le prime volte mi ero fermata neanche a pagina 100. Sta andando molto 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 meglio. Penso che bene o male la storia la sapete tutti, parla di questo praticamente assistente sociale che si occupa comunque di orfanotrofi dove ci sono bambini particolari e deve andare in questo posto dove ci sono bambini decisamente molto particolari, tanto che non sono bambini, diciamo, umani, ma per così dire, cuccioli di creature, ok? Solo che lui qui si trova praticamente a rimettere in ballo tutte le sue credenze, tutta la sua esistenza, tutta la sua vita, e insomma, apre un po' i suoi orizzonti mentali, che è decisamente un bene. Quindi, insomma, sì, decisamente già sta andando molto meglio, mi sta già piacendo più del primo giro e anche più del secondo. Però sì, cioè, a leggerlo in cartaceo non ce l'avrei fatta, perché veramente sti capitoli lunghissimi, poi è un cosy fantasy, quindi non è che succede granché, voglio dire, è tutta una questione di ambiente, di atmosfera, di personaggi, no? Io preferisco quando c'è più azione, cosa che qui chiaramente non c'è, ma va bene, ci sta così. Ora passiamo al motivo per cui io sono molto gasata, portiamo un po' di gioie in questo video. Allora, motivo numero uno per cui sono gasata è che ho appena scoperto che domani, 8 ottobre, cioè mi è arrivato adesso il libraio di settembre, cioè con calma, però domani 8 ottobre esce Il giardino delle buone intenzioni di Sarah Nish Adams, che come sapete ha scritto La biblioteca dei giusti consigli, ovvero uno dei miei libri preferiti. Ora, io questo libro qui lo volevo prendere anche in lingua perché ha un'edizione bellissima, io non so perché abbiano fatto questa cosa, ma vabbè. È uno scempio rispetto a quello che è l'edizione in lingua, ma va bene. Quindi ovviamente lo devo comprare assolutamente. Spero esca l'audiolibro così me lo sparo subito a manetta. E quindi quella fortuna che ho io uscirà tra 252 secoli, però va bene. Però sono contenta di sapere che finalmente esce anche in italiano. Evviva! E l'altro motivo per cui sono contenta è che mi ha suonato la postina, ovviamente, e mi ha detto c'è un pacco. E io tipo, c'è un pacco? Sto aspettando pacchi, non mi ricordavo più, mi ero totalmente dimenticata. E invece sì, stavo aspettando pacchi, in realtà è arrivato con anticipo perché doveva arrivarmi dopodomani, ma ben venga, praticamente, ciao bambino, praticamente siccome dalla Mondadori non si è più avuta notizia di nulla, cioè non si è mai avuta notizia di questo libro, ma in teoria serve per una serie, ho deciso di acquistare Gleanings di Neil Schusterman, perché sono dei racconti tipo inerenti comunque al mondo di Falce, e quindi cioè io li volevo. Quindi, visto che per il momento in italiano non c'è verso di avere notizie, me l'arrangio in lingua e va bene. E tra l'altro era anche in offerta, era tipo 10 euro e rotti invece che 13, quindi perché no? Ti compro e basta. Cioè, vuol dire che è il segno di doverli comprare. Sono tantissime pagine, però. Però appunto, essendo in lingua, cioè no, scusate, però appunto essendo racconti, mi ero un attimo persa, e posso fare anche che ne leggo tipo uno ogni tanto, va bene così. Quanti siete? Quanti racconti siete, bambini belli? Si può saperlo? Si può saperlo, oppure no? Sì, si può. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mi sembra giusto. Mi sembra un numero corretto. Quindi stavo pensando che se poi eventualmente dovesse uscire anche in italiano, vabbè, comprerò eventualmente la copertina rigida per matchare con le edizioni in rigida che ho in italiano, e questo che matcherà con le edizioni flessibili. E va bene. Quindi niente, questo qua poi lo leggerò, non si sa bene quando, ma prima o poi nella vita. Niente, adesso vado avanti.
con l'audiolibro qui, che stavo ascoltando mentre intanto stavo facendo il bullet journal, perché siamo appunto a metà ottobre quasi, e io ho bisogno di iniziare a impostare il journal per l'anno prossimo, direi, no? Direi di sì. Allora, ringrazio di abitare al secondo piano, così nessuno mi può vedere di fronte, perché sono piazzata davanti alla finestra, non per fare la comare, perché a me proprio di cosa fa il mondo non me ne può fregare di meno, ma perché abbiamo i termosifoni accesi, e siccome diluvia in una maniera assurda, tanto che per portarmi in erba a scuola, quindi un'andata e ritorno, diciamo di 20 minuti a piedi, mi sono inzuppata la giacca e ho dovuto cambiare la felpa perché si era bagnata pure la felpa sotto, mi lascio immaginare le mie scarpe come sono combinate, e sì, non le ho tolte perché sono un pollo, ma va bene. Siccome devo ancora guarire dall'altra influenza, mi sembra giusto prenderne subito un'altra, perché, vabbè, il cervello lo accendiamo un altro giorno. Comunque, volevo dirvi che ho terminato La casa sul mare celeste. Ebbene sì, gente, ce l'ho fatta. Al terzo tentativo è andata bene. È andata bene, gli ho dato un 3 stelle e mezzo, che ho su Goodreads arrotondato a 4, perché comunque, anche se non mi ha convinta del tutto, o meglio, la storia è bella, la storia è tenera, tutto bello, però la scrittura veramente è troppo lenta, io non ce la posso fare. Sti capitoli lunghissimi, cioè anche con l'audiolibro comunque c'erano dei capitoli che duravano un'ora, cioè ma tu puoi un capitolo di un'ora? Cioè, no ragazzi, dai, che caspita. Però come ho detto, la storia è molto bella, perché alla fine in sostanza è la storia di questo assistente sociale che di fatto deve andare a controllare questo orfanotrofio dove ci sono questi bambini particolari, e capire se deve rimanere aperto o se deve chiudere, cioè meglio, se può rimanere aperto o se deve chiudere. Lui è sempre stato molto specifico, non c'entra niente, molto preciso nel suo lavoro, e quindi sempre molto obiettivo, sempre molto proprio punto con il libro del regolamento, insomma. E quindi per questo gli hanno affidato questo incarico di segretezza a livello 4, proprio attenzione, non devi dirlo a nessuno, neanche devi pensarlo tra un po', e niente, solo che lui piano piano si apre la mente, no? Frequentando insomma questi bambini, vivendo insieme a loro, vedendoli per un mese tutti i giorni, cioè si rende conto che forse quel manuale non è poi esattamente la legge, insomma, si può anche un po' piegare in qualche modo, e quindi insomma... bello, però appunto capitoli veramente lunghissimi, comunque appunto non essendo un'avventura scorre proprio lentamente, io no, questa cosa purtroppo non ce l'ho fatta, e, però come ho detto appunto 3 stelle e mezzo, che ero a 4 totalmente, perché comunque è un bel libro. Adesso dovrebbe uscire il seguito, se mi esce l'audiolibro io lo ascolto volentieri, dire che lo leggerò in cartaceo no, perché veramente, cioè, se poi sono ancora come questi, capito, io non ce la posso fare. E comunque niente, personaggi veramente molto carini, troppo divertenti. Lucy è strepitoso, cioè è fantastico, mi ha fatto morire da ridere, e altri sono troppo teneri, carini, coccolosi. E niente ragazzi, non so cosa altro dirvi, perché già alla fine tutti hanno letto questo libro, mancavo solo io praticamente all'appello, e possiamo anche finalmente concludere questo vlog, e salutarci e rivederci alla prossima, così vado avanti anche con l'altro, così vado avanti a fare anche le altre cose, così posso fare tutto, evviva! E basta, niente, io la smetto di dire cavolate e ci vediamo alla prossima. Ciao!